Due giorni di rievocazioni storiche ed una cena medievale, occasione per riaprire la città Palazzo Ducale. La 580esima edizione della Fiera di Aprile ad Andria non è stata solo questo, ma ha avuto, proprio nel rivivere eventi ed atmosfere di quell'epoca, il suo momento più rappresentativo, coinvolgente ed emozionante. 100 tra figuranti, attori, giocolieri, cavalieri e musici sono stati i protagonisti della rievocazione della congiura ai danni di Federico II di Svevia e del matrimonio di sua figlia Violante con Riccardo Sanseverino, spettacolo curato dalla tradizione degli Svevi in collaborazione con la Proloco. È stata invece l'Associazione Artisti Andriesi a mettere in tavola la cena medievale allestita nel Palazzo Ducale, tornato fruibile non solo per gli andriesi ma anche per i tanti turisti che hanno scelto di immergersi nell'atmosfera del 1400 in questo fine settimana. Riapriamo il portale ducale alla città attraverso una rievocazione medievale, precisamente un banchetto medievale. È forse l'epicentro, come sempre è stato negli anni, anche di tutta la programmazione culturale della nostra città, dalla quale speriamo a cerchi concentrici si sviluppi appunto questa attenzione specifica culturale per tutti i cittadini. Il primo stralcio era fondamentale per il consolidamento statico di tutta la struttura e quindi per consentire la fruibilità della stessa struttura sia all'interno del cortile, quindi dove in questo momento si svolge appunto la rievocazione di quella che è un po' la sintesi e l'identità culturale della nostra comunità, sia per poterne fruire anche dei piani superiori. Chiaramente non appena riusciremo a intercettare gli altri finanziamenti si procederà alla realizzazione del secondo e del terzo stralcio funzionale, ma credo che già questo, ridare il Palazzo Ducale alla comunità e la piena fruibilità, sia anche un risultato importante in un periodo in cui c'è carenza di risorse. E però aver intercettato questo finanziamento, ricorreva l'anno 2011, aver portato a compimento questi lavori con la relativa rendicontazione, credo che non sia una cosa di poco conto, visti i momenti difficili che vivono gli enti locali, ma soprattutto le difficoltà burocratiche amministrative. Bisogna andare indietro nel tempo, del resto, per trovare l'origine della Fiera d'Aprile concessa da Francesco II del Balzo all'Università di Andria dopo il ritrovamento delle reliquie del Santo Patrono il 23 aprile del 1438. Ogni anno, dal 23 al 30, si poteva tenere una fiera libera da ogni pagamento e al capitolo canonicale della cattedrale veniva concesso il privilegio della bandiera, cioè la possibilità di giudicare tutte le cause civili e penali della città coincidenti con quel periodo. 580 anni dopo, la Fiera d'Aprile conserva tutto il suo fascino.